La targa per ricordare Idi Dieni, ucciso dall'ex tipografo Roberto Pirrone nel marzo del 2018 sul ponte Vespucci, è stata ripulita in occasione di un presidio. C'è un grande momento, diciamo, di grande momento d'odio. L'odio ha generato il razzismo e l'antisemitismo. Abbiamo visto tutti che la targa è stata imbrattata, e un ragazzo nigeriano è stato picchiato, una ragazza di 7 anni non ti siede accanto a me. Quindi per tutte via di tutti questi episodi, ecco perché siamo venuti qui, per dire no al razzismo e antisemitismo. Stiamo vivendo il neorazzismo, che è una forma difficile a combattere, e per combattere abbiamo bisogno delle forze di tutti quanti. Presidio e corteo del tutto pacifici, nessun momento di tensione, all'incirca 250 le persone presenti, tra di loro anche rappresentanti istituzionali. È bene non abbassare mai la guardia, io credo che Firenze abbia tutti gli anticorpi proprio per scongiurare episodi razzisti, e ne sono convinto, no? Per cui dobbiamo lavorare, noi dobbiamo trovare un modo per condividere, per stare tutti insieme, e questa è l'unica strada che ci è permesso di percorrere, non ce ne sono altre, non ci sono scorciatoie. Il sindaco giustamente ha lanciato un patto, il patto antirazzista, sul quale dobbiamo lavorare tutti insieme. Bisogna lavorare a 360 gradi, con i cittadini, nelle scuole, cercare di fare un'opera di sensibilizzazione fortissima. Fatti come quelli che sono avvenuti, anche aver imbrattato la targa in ricordo di Idi, fatti come quelli in cui ci ritroviamo oggi con la scorta di Liliana Segre, ci fanno pensare che non bisogna abbassare la guardia, ma che bisogna lavorare per la tutela dei diritti di tutti.